Sì, grazie Presidente. Ha detto bene la collega. Il problema è estremamente all'attenzione della Commissione Scuola e all'attenzione dell'amministrazione, tant'è che noi come Commissione lo stiamo attenzionando da tempo e quindi abbiamo cercato all'interno della Commissione con estrema condivisione, perché la Commissione Scuola lavora proprio nella massima condivisione con tutti i membri, abbiamo cercato di recuperare il percorso che il pagamento delle fatture compie prima di arrivare alla liquidazione. Quindi abbiamo fatto anche un lavoro in concerto con i dipartimenti interessati, in particolare con il direttore del Dipartimento Politiche Educative. Quindi il problema è estremamente attenzionato dall'amministrazione. Si sta cercando di colmare, e quindi è proprio anche notizie ultime di stampa, degli organi di stampa, quelli che sono gli elementi che rallentano il pagamento delle fatture. Siamo ben consapevoli del disagio, perché personalmente è un problema che sto attenzionando da parecchio tempo, quindi siamo perfettamente in linea con quello che la collega ha manifestato. Quello che mi lascia veramente molto perplessa, ogni qualvolta io mi trovo ad analizzare, valutare ed esprimere un voto su questi ordini del giorno, è che sistematicamente vengono proposte tematiche, temi che già sono attenzionati e che sono già all'attenzione delle commissioni o degli organi propri di governo. Leggi sindaco, si legga sindaco, si legga quindi giunta. Quindi sarebbe auspicabile che veramente, senza insegnare nulla per carità alle opposizioni che giustamente devono fare il loro lavoro, che magari si pongano all'attenzione cose che possano essere una novità, ma non situazioni che sono già all'attenzione di tutti. Grazie. A lei.